Siamo tornati su Genshin Impact pazzesco e assurdo, e per me si apre una giornata di registrazione, ragazzi, dove spero di riuscire a registrare almeno 5 video spicy, e ad aprire le danze sarà proprio un nuovo episodio di Genshin Impact incredibile, perché come avevo fatto la battuta nello scorso episodio, ormai mi avete confermato che l'Abyss, col fatto che lo resettano ogni mese e non più ogni 2 settimane, lo cambiano ogni volta, ragazzi. Quindi sono felice di dire che ci saranno molti più video di Genshin sul canale incredibile, soprattutto per quanto riguarda l'Abyss, perché li vedrete molto più spesso. E quindi in questo video incredibile faremo per la prima volta l'Abyss della 5.1, che magari potrebbe rivelarsi essere facile come quello della 5.0, ragazzi, anche se vi ripeto, ragazzi, questi Abyss easy lo stanno facendo perché sanno che la gente sta tornando a giocare con Natlan. Ma fidatevi, io conosco la MiHoYo, ragazzi, gioco questo gioco ormai da più di 3 anni. Fidatevi, siccome verso 5.5 ci sarà uno di quegli Abyss che secondo me ci farà piangere, incredibile, ragazzi. Quindi spero che quel giorno possa tardare in maniera incredibile. E ovviamente, ragazzi, se mi state per dire: ehi, ma vedremo la tua meravigliosa Silonen in azione in questo Abyss? No, ragazzi, perché la devo ancora portare su di livello, ragazzi. Sapete che io purtroppo a portare i personaggi su di livello ci metto veramente tanto, incredibile, ragazzi. Ma è anche vero che in generale con i gacha questo periodo sto giocandoci non a un livello altissimo, perché non ho tanto tempo, ragazzi. Con tutte le serie che ho da registrare, tutti i video che sto programmando incredibile per questo arco narrativo, ragazzi, non ho neanche tanto tempo per farmare incredibile. Però vi prometto che piano piano Xilonen la porterò su di livello, e per il prossimo Abyss al 90%, facciamo, non dico 100% per sicurezza, ma al 90% la vedremo in azione incredibile. Detto questo, ragazzi, Abyss 5.1, baby. Hanno fatto un aggiornamento spicy, cioè che finalmente dopo 4 anni hanno capito che la gente si è stancata di rifare per sempre e perennemente livello 9 e 10 dell'Abyss. Quindi che succede? Da questa patch in poi, se tu hai fatto 9 e 10 la patch prima, quindi l'Abyss prima, automaticamente te lo dà come fatto nella patch successiva. Infatti, come vedete, 9 e 10, io ho già preso le mie risorse, sono già completi, perché ovviamente, come tutte le altre patch e tutti gli altri Abyss, li avevo già completati. Quindi possiamo tuffarci direttamente nel piano 11 incredibile. Però prima di tutto voglio vedere i nemici con voi in diretta, facciamo questa reaction e poi iniziamo dall'11. Allora, piano 11, cosa ci sarà di bello incredibile? Allora, primo piano, vabbè, sempre le creaturine sus di Natlan e sotto gli slime con l'armatura sus, vabbè, niente di straordinario. Ah, ovviamente è un tower di defense. Piano 2, vabbè, i tizi di Sumeru con quelli di Nazuma, e sotto tutti i macchinari di Fontaine, va bene. Ah, le Mirror Maiden con i Bishop e i tizi d'acqua sotto, quindi forse sotto dovrei mettere il team con Naida e Raiden. Vabbè, piano 12, ragazzi, incrocio le dita che sia easy come gli ultimi Abyss. Oh my god, lo hanno fatto, ragazzi, stanno tornando. Io ve l'ho detto, ragazzi, stanno tornando le Consecrated Beast, ragazzi. Guarda, mi va bene che sono al primo piano, perché sapete che se le mettevano al terzo piano erano pure a livello 100, avevano pure più vita e più danno. Quindi primo piano ce le leviamo dalle balle subito. Scorpione e Pennuto di Fuoco, non ho idea di quanti siano, spero uno e uno. Secondo piano, le sfere sus con i pretoriani golem. Vabbè, non mi sembra difficile questo, dipende ovviamente quanti nemici sono. Piano 2, ok, particolare, il Ruingard con i tizi sus standard, vabbè, niente di difficile. E sotto di nuovo il Veteran Arithmetic, quello che devi saltare e romperlo con Gio, quindi sotto devo mettere Jungle per forza. Terzo piano, Ruindrake, e sotto di nuovo il Legatus Golem. Ok, quindi sotto andiamo con Raiden e Jungle, e sopra potremmo provare il team sempre con Nuvilette. Vabbè. Allora, piano 11. Allora, in realtà farei standard. Che dite? Team di Nuvilette sopra. E sotto facciamo Raiden, Naida. Non mettiamo Yelan perché ci sono i nemici d'acqua. Quindi mettiamo Benny e Jungle. No, proprio una roba super ignorante. Vabbè, ragazzi, piano 11, ripeto, a meno che non ci sono proprio sorprese sus. Non è mai un problema sus questo piano, eh. Ripeto, a meno che i nemici sono di un'aggressività storica, ma... Ah, ma sono solo 4! Ah, sono solo 4? Ah, ok. Vabbè, ok. Scusate, mi sono andato troppo cattivo. Non avevo capito che erano 4, pensavo tipo 20. Ok, va bene. Quindi erano 2 cosini d'erba e 2 squaletti, vabbè. Ripeto, ragazzi, sono troppo facili. Vedrete voi che ci arriverà una sberla prima o poi. Pa, pa, pa.
Ci vorrà un po' a buttarli giù, perché ripeto, non mi sono messo nessuno d'acqua, perché avevo visto che al terzo piano dell'undici era pieno di nemici d'acqua, quindi ho detto, sai che ti dico? Non mi porto nessuno d'acqua per prima. Ciao caro slime. Boom. Vabbè, niente da dire, ragazzi. Super facile, andiamo avanti. Out of my way! Our bond is strong! Ta-da! Let my name echo in song! Yoo-hoo! The world's melting! Silence! Evil warning! Ok, pure questi sono andati! Ah, i cagnolini! Stabilize! Ma io ci andrei solo di Naida, guarda, facciamo solo prima! Boom! Ecco fatto. Sì, carichiamoci un pochino. Vai Benny. Boom. Ecco, volevo ricaricarmi un po' le burst, ma penso di esserci riuscito. Andiamo. Terzo piano sus. Ah, è un bishop di quelli grossi. Oh. You try it. Ecco. Certo ragazzi, New Elite. Io sinceramente non pensavo di adorare così tanto New Elite, ragazzi. Sinceramente, più passa il tempo, più ho fatto bene a superare New Elite. È troppo divertente da usare. Io non ce l'ho, ripeto, a C1, che c'hai pure lo scudo. Cioè ragazzi, assurdo. Eccoli qua i nostri amici. Allora, andiamo vicino a quello che cassa da lontano, questo qua. Tanto quello verrà vicino a lui. Oh. Mi piace quello che tira i pugnetti sus. Guarda il danno che sta facendo Benny indirettamente con Barney, che è assurdo. Guarda che roba, guarda che bombe di Barney, che incredibile. Vai Benny, il tuo momento. Colpo incredibile di Benny. Pazzesco Benny. L'avevo visto tra l'altro un team di Benny usato in Burning. Era figo. Allora, piano 12. Ragazzi, incredibile, è successo di nuovo. Un time skip pazzesco e assurdo. E cosa intendo con time skip pazzesco e assurdo? Mentre la nostra Xylonen mi fa fare un po' di danze sus incredibili. Ragazzi belli, la prima parte di questo video incredibile io l'ho registrata 10 giorni fa, ragazzi miei. Ci sono voluti appunto 10 giorni di testing incredibili per finire finalmente l'abyss di questa stagione incredibile. E questa cosa vi dovrebbe ricordare un video di qualche mese fa, che era successa la stessa cosa, che avevo iniziato il video di Genshin. Erano passati giorni interi dove io avevo provato, riprovato a fare il massimo di stelle nell'abyss, e poi vi avevo fatto un commentino sus. E infatti è quello che faremo in questo video incredibile, ragazzi, perché voglio un attimo raccontare della mia esperienza traumatica, però non a quel livello di qualche mese fa. Però il primo piano di questo abyss
Artist, ragazzi, è stato delirante. Infatti basta dire che Oxylonen all'80, nella prima parte ce l'avevo tipo al 10, perché non l'avevo neanche portata sul livello, ragazzi. Per disperazione ho portato su Oxylonen, ragazzi. Vi dico solo, ho portato prima su lei all'80, con i talenti più o meno maxati, che Clorinde. Questa cosa fa molto ridere, vi prometto che per il prossimo Abyss Clorinde ce l'avrò all'80, con i talenti semi maxati, e la proveremo, ragazzi, ve lo prometto, ma non ho intenzione di rifare quest'Abyss. Non vedo l'ora che si resetti, incredibile. Infatti probabilmente faremo il teatro sus, perché questo video altrimenti sarebbe molto molto breve. Però voglio parlarne un attimo, incredibile, ragazzi. Intanto vi presento l'Axilonen che mi ha aiutato nell'Abyss incredibile. Probabilmente la vedrete molto 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 spesso, perché è incredibile, è letteralmente, come avevo detto, Kazuha versione Gio. Perché creare Kazuha 2.0, ragazzi? Molto semplice, perché prima vogliono boostare il team Gio, e con l'elemento Gio intendo mettere nemici che hanno difese talmente alte che se non hai uno che riduce la difesa del nemico e un altro che la riduce ancora di più, perdi tantissimo. Questa è la morale dell'Abyss racchiusa in una frase incredibile. E poi, ragazzi, diciamoci la verità, è veramente super waifu. Allora ve la faccio vedere un attimo. È buildata, diciamo buildata così, però ha funzionato per il suo scopo nell'Abyss. Ovviamente, come vedete, poco crit rate, poco crit damage, ha però 2700 di difesa, che è quello che conta. Gli ho messo la spadina che volevo dare ad Albedo, ma non ho mai avuto Albedo, gliel'ho data a lei, ce l'ho all'80, neanche al 90. Ho visto molta gente usare su di lei questa, la Favonius Ward, che gli dà un po' più di energy recharge, ma in realtà per il suo scopo preferisco che abbia un po' più di difesa, che mi aumenta in generale tutte le statistiche, che avere quell'energy recharge. Se in caso gliela posso mettere, ma va bene pure quella, ragazzi, come spadina. Il set, ovviamente, il suo set, quello che hanno introdotto con l'ultima patch, i pezzi sono abbastanza buoni, ma si può fare di meglio. Il fiorellino, come vedete, gli dà un bel po' di difesa, che ci piace. Questo è ovviamente il pezzo peggiore, perché da HP lei ha bisogno di difesa, ma non sono riuscito a trovarlo difesa. Io ho dovuto dare questo HP, ragazzi. Quando lo troverò difesa lo sostituirò, incredibile. Però il lato positivo è che, avendoci la spada difesa, ho potuto mettergli questo HP che gli dà un pochino più di vita, che male non fa. I talenti ce l'ho, ovviamente, 8, che è quello più importante, ragazzi, è questo talento qui, che è quello che fa ridurre la difesa al nemico in base agli elementi che tu hai nel team, incredibile. E poi ho portato questa al 6, perché devo dire che cura abbastanza bene, non è come una cura alla Benny o alla Kokomi eccetera, però è anche un buon healer, ragazzi, tanto per rendere questo personaggio ancora più rotto. E grazie a questo personaggio, che probabilmente diventerà la mia top 3 waifu di tutti i tempi, perché guardate che stile e che meraviglia di personaggio è, sono riuscito a fare l'Abyss, ragazzi. Ne voglio parlare un attimo prima di passare al teatro sus e non vedere mai più quest'Abyss per i prossimi tempi a venire, perché mi ha traumatizzato questo Abyss sus. Soprattutto il primo piano. Visto così voi potreste dire, vabbè, ma dai, non è tanto terrificante. Ragazzi, non è vero un cazzo, perché è un DPS check mostruoso, almeno nei miei confronti. Questo primo piano, fare 3 stelle a questo piano, ci ho messo, non dico 10 giorni, ma ci ho messo una settimana abbondante, ragazzi, a provare team su team su team su team. Poi con Xylonen e tanta fortuna ci sono riuscito. Team che ho usato per fare alla fine 3 stelle sul primo piano è stato il Super Nuvilette Team, cioè Nuvilette, Kazuha, Furina e Xylonen, che letteralmente era il team che usavo prima io, ma al posto di Xylonen c'era Cookie. In questo modo, però, avendoci pure Xylonen, oltre a Kazuha, hai il doppio del danno. Però sono riuscito a fare il primo piano con queste due creature incredibili, che sono le consacrate Beast, in tipo una trentina di secondi. Così tutto l'altro tempo l'ho dedicato al parte sotto, che secondo me è stato il problema la parte sotto, non la parte sopra. Perché la parte sotto io ci andavo con Gio e fallivo, ci andavo con Freeze e fallivo, ci andavo di National e fallivo. Ho provato tutte le varianti, alla fine ci sono riuscito con il National, cioè il classico Raiden, Xingqiu, Xiangling e Bennett. Ma perché ci sono riuscito alla fine con National? Perché ci ho messo di meno sopra. All'inizio non avevo Xylonen, quindi ci mettevo più tempo a fare il piano di sopra, e quindi me ne rimaneva di meno per la parte di sotto. Quando ho messo Xylonen sopra e ho iniziato a provarla a fare, alla fine l'ho risolto in circa 30 secondi, massimo 40, cioè avevo quasi 2 minuti sotto, e quindi alla fine il National ha funzionato. Perché ho visto usare tanto team con reazioni Pyro e Elettro, che effettivamente potevo farlo, ma a me mi manca un personaggio fondamentale per usare il team Elettro-Fuoco, che è una reazione che funziona abbastanza perché distrugge tantissimo la difesa Gio. Lei io non l'ho mai trovata, ragazzi, e lei ha uno scopo solo. Lei aumenta le Overlord Reaction, che sono appunto Pyro ed Elettro, diminuendo appunto la resistenza al nemico. Se avessi avuto lei, come ho visto fare appunto un sacco di video, cioè i Raiden, lei, Xiangling e Bennett, probabilmente li avrei distrutti, però non avendocela ho dovuto fare National incredibile, e ha funzionato, ringraziando il Godo. Invece piano 2 e 3 sono proprio una cazzata, ve lo posso dire sinceramente. Al primo piano del piano, ovviamente livello 2 e 3, ho sempre usato il team Super Nuvilette sotto, non National, perché per il veteran arithmetic serve
serve un Gio per forza, e ovviamente Zhong Li è il padre onnipotente di Genshin e lo sarà per sempre per queste cose, quindi ho usato un team con Raiden, Shinsho, Bennett e Zhong Li. Con Zhong Li gli rompevi lo scudo e poi sempre Pyro più Elettro gli rompevi il culetto a sto coso. Stessa cosa per il terzo piano con il Legatus Golem, sempre Zhong Li, e poi usavo Raiden, Shang Li e Bennett. Alla fine ci siamo riusciti, ragazzi. Mamma mia, questo Abyss in nome del godo. Ovviamente quando dico una settimana, ragazzi, non è che mi sono messo a farmare 8 ore al giorno. Nel tempo libero ci provavo e quindi alla fine è passata una settimana. Però mi fa ridere che quel video, appunto, ho registrato una settimana, se non addirittura 10 giorni fa. Dato che il video è veramente corto, ragazzi, ci facciamo almeno il teatro sus, sperando che sia più facile di questo Abyss incredibile, perché si è resettato il teatro sus di novembre, ragazzi, quindi andrei a fare il teatro sus di novembre incredibile. Allora, quali sono gli elementi di questa season? Non li so neanche, ragazzi. Quindi io mi preparo i personaggi e ci vediamo tra poco con il primo piano del teatro sus. A tra poco. Ragazzi, eccoci qua, incredibile. Ho preparato i personaggi, iniziamo incredibile. Allora, io prenderei subito un personaggio elettro, tanto per avere un roster un pochino più spicy. Ci prendiamo Cookie, dai. Rider, te la voglio tenere. E andrei contro i robottoni. Che è un uso Klee, ragazzi. È una vita. Let's nip that in the bud. I'm always watching. Right here. Oh, bottom. Emerge. Right now. Here's the light. Wait for the light. I hear everything. Ecco qua. Vai, Klee, distruggilo. Boom. Nada. Boom. Comunque mi ricordo i tempi in cui Klee era al top DPS. Io la volevo tantissimo, Klee. Non sono mai riuscito ad averla, mannaggia. Prendiamoci Clorinde, ma anche se al 70 la possiamo usare in questi primi livelli più veloci. Qui abbiamo Dendro e qui abbiamo i tizi Pyro. Vai, facciamo questo, dai. Ok. Io mi immagino, ragazzi, il giorno che questi cosi saranno nell'Abyss. Sarà così divertente. Ecco qua. Sì, ripeto, questi cosi in Abyss saranno veramente un incubo. Questo non dovrebbe essere un problema, basta che abbiamo un tizio elettro che diminuisce la sua difesa. Into the Ok, va bene. Molto bene. Ok. Share
Mi piace come proprio mi ignorano completamente sti cose, è molto bella questa cosa. Ecco qua. Eppure questo è fatto, molto bene. Mi servirebbe un DPS sus per andare avanti, eh? Facciamo Arlecchino per forza. Ci manca qualcuno di affidabile, diciamo. Ok. Ok, questo è andato. Ok. Non vedo niente. Non è il massimo quanto mettono all'angolo, dice, eh? Ok. Forse ce la facciamo. E diciamo che sta andando un po' sus, amici, eh? Ok, abbiamo tutto scarico ovviamente. Ok, forse la lasciamo. Ok. E abbiamo fatto pure questa stella. Dai, 5 su 5, meno male. Dovrebbe averne la nave perché ne volevano 5 morti, giusto? GG ragazzi, si va avanti ragazzi, a bombazza. Prendiamoci Xenon, va? Vedete, fanno tutto Fish e Ciccio, quindi mi dovrebbe andare alla grande, spero. Ok, molto bene. Ok. Molto spicy. Ok. Eccolo. Buono ragazzi, molto buono. Allora, andiamo avanti. Full Arlecchino team, amici. Più o meno. Ecco. Oh yeah, baby. Dove sei? Vieni, vieni. Ecco fatto. Ah, ok. Scusate. Ok, ho esagerato forse. Allora io qua ci andrei proprio National, come vecchi tempi, e gli proprio rompiamo il culetto, ragazzi, a sto coso. Il serpentone sus. DPS check mostruoso proprio. Raise you. No, e scappi. Bestiaccia. Ok. Ecco. Ah, abbiamo pure rotto. Ah, godo. Ecco. Decca della ulti di Raiden e see you in space.
Era per la prima volta abbiamo fatto il massimo delle stelle. Ovviamente, ragazzi, non è la modalità più difficile, lo so, c'è la modalità più difficile con un boss extra e regole ancora più sus, ma mi va bene così, ragazzi. Per me questo è un evento opzionale che faccio in maniera chill, dopo lo stress che mi dà l'Abyss, soprattutto perché la mia streak sta continuando. Tra un po' Undertaker mi chiama al telefono e mi dice: oh, ma tu c'hai una streak nell'Abyss più lunga della mia, wow, capito? Prendiamoci le nostre gemmine che mi serviranno per summonare Mauika, quando sarà. Io direi, da questo episodio epico, pazzesco e assurdo di Genshin Impact può finire qua. Noi ci rivediamo nella prossima patch, insieme ovviamente a Zelezon Zero con la patch nuova e a Buttery Waves, sempre con la patch nuova, con tutti i personaggi pazzeschi e assurdi. Che cosa siamo voi? E ci vediamo al prossimo episodio di Genshin Impact, pazzesco e assurdo.